Ciao a tutti, buona giornata, sentite le campane, sono le 7 di mattina esattamente, si esce con la Holly a quest'ora perché si respira un po' di aria fresca, magari, c'è già caldissimo ragazzi. Cara ciurma, il mondo dei misteri. Il mondo dei misteri. Noi siamo circondati da misteri, dai più banali ai più misteriosi, appunto. Ed è questo che scatena in noi tantissime domande e a volte qualche risposta, non sempre, se no non sarebbero misteri. Se avessimo le risposte di tutto, ma c'è il mercatino dell'antiquariato. Bene, allora abbiamo fatto alcune ipotesi sui famosi incappucciati, no? Qualcuno dice che sono gli emissari di Erasmo da Rotterdam. Parleremo di Erasmo da Rotterdam perché è uno dei fautori, sebbene al di fuori della Chiesa, del libero arbitrio. Mentre altri sostenevano che noi avessimo la libertà e non il libero arbitrio. Quindi c'è stato Martin Lutero, per esempio, uno di questi, che sosteneva che noi abbiamo la libertà, quindi possiamo raggiungere qualsiasi obiettivo abbiamo voglia di fare, ma non abbiamo un vero e proprio libero arbitrio. Mentre Erasmo da Rotterdam diceva no, che questo non era possibile effettuarlo se non ci fosse stato il libero arbitrio a 360 gradi, e quindi abbiamo il libero arbitrio a 360 gradi. Quindi c'è chi sostiene che, siccome a un certo punto, dopo enormi sacrifici, perché Erasmo da Rotterdam quello che voleva fare era leggere più libri possibili e scrivere annotazioni, riflessioni su tutti i libri in cui sarebbe riuscito a venire in possesso. Poi a un certo punto della vita, nella seconda metà della vita, riuscì a ottenere sostegno di mecenati e quindi ad avere abbastanza denaro a disposizione da avere anche alcuni famigli, come li definiva lui, alcuni conviventi, studenti che facevano da suoi emissari. Allora una leggenda dice che a volte, per non farsi riconoscere, per andare a prendere dei tomi, dei libri abbastanza come dire ermetici, abbastanza misteriosi, si mettessero appunto dei cappucci per non farsi riconoscere. Questo sapete che siamo in epoche 1500 così, in cui insomma non era proprio semplicissimo in alcune zone del mondo, non in tutte ovviamente, fare anche certi studi senza cadere nel essere eretico, se anche eretico non si era. Altri definiscono questi esseri incappucciati come gli angeli della morte. In realtà questa è una cosa, gli angeli della morte non hanno bisogno del cappuccio, non c'è nessun problema per loro accostarsi con sembianze diverse che possono anche essere quelle non umane. Per cui anche qua siamo proprio una delle ipotesi forse meno veridiche, meno veritiere. Un'altra ipotesi per incappucciati che abbiamo visto è quella di essere dei demoni che vengono a prendere le anime, ma poi improvvisamente, magari come in questo caso, come nei casi, scusate, che abbiamo visto,
devono rinviare questa presa perché un'entità superiore decide che la persona acquisirà ancora del tempo per poter migliorare nella sua vita. E in linea di massima, invece, almeno da quello che ci riportano molte NDE, queste entità non sono né benigne né maligne, sono messaggeri il cui viso non va visto, per dei motivi che ancora dobbiamo arrivare a scoprire. In effetti non sempre incappucciati sono semplicemente incappucciati, più delle volte chi ha l'NDE non riesce a identificare il viso, un po' come se la testa fosse sfumata, ecco, più che incappucciata. E quindi questo potrebbe essere sintomo che la persona deve velocemente tornare indietro e quindi non deve vedere oltre quello che gli è stato concesso fino a quel momento, proprio per non modificare troppo il suo punto di vista della vita, del mondo e dell'aldilà. Ovviamente quello di cui stiamo parlando sono ipotesi e che andremo a verificare man mano che sul primo canale andremo avanti con l'NDE, ma anche con tutti gli altri argomenti, come tante altre cose andremo a vedere in questo mondo dei misteri. Mondo dei misteri, vedremo come molte delle scritture bibliche riportano dei fatti che noi troviamo in tantissimi altri antichi manufatti, antiche scritture. Vedremo ancora degli altri grimori, i grimori che sono antichi libri. Vedremo un po' anche come alcuni di questi grimori sono stati considerati importanti in epoche storiche, perché si riteneva che riuscissero veramente a permettere evocazioni dai demoni agli angeli ad altre entità svariate. Quindi anche qua mondo dei misteri. Vedremo luoghi dove ci sono delle forze, delle energie di cui ancora la scienza non è riuscita a dare spiegazioni. Abbiamo visto le famose correnti vaganti, correnti sotterranee, i fiumi di energia, così propriamente detti, da chi li vuole vedere non prettamente dal punto di vista fisico, ma più da un punto di vista energetico, spirituale. E insomma, un mondo di misteri, il nostro mondo ne ha parecchi. Bene, questa piccola passeggiata è un po' anteprima, eccola qua, dal pirata. Oggi è tutto, cara ciurma, ci vediamo nel prossimo video. Speriamo.